Buongiorno a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Oggi è 11 giugno 2019, martedì, sono le 7.45 di mattina e sono in treno in viaggio per Rimini, per il T Forum, dove avremo modo domani, mercoledì 12 e giovedì 13 di passare due giornate insieme. Sostanzialmente vi troverete sempre allo stand diretta, ci sono tutta una serie di interventi che trasmetteremo anche in streaming e parallelamente ci sarà anche una 3D League, diciamo, di Star, che è assolutamente un appuntamento da non perdere, sia fisicamente di stare per Rimini, sia in streaming, perché ci sono sei trader che si sfidano per un anno e mezzo, sono veramente sei nomi d'eccezione. Ci saranno Davide Biocchi, Rob Hoffman e insieme altri quattro top trader. Vi lascio un pochino la sorpresa, che se voi sanno già chi sono. Sarà sicuramente un momento estremamente interessante. Detto questo, ne approfittavo per fare un pochino di analisi, aggiornamento dell'analisi in esclusiva, come sempre, per il canale Telegram. Canale Telegram che è arrivato quasi ai 300 iscritti che ci eravamo posti come obiettivo e che vedranno quindi gli aggiornamenti costanti e soprattutto dedicati anche alle criptovalute e al Bitcoin, che tra un po' ne parleremo. In questo periodo ha destato veramente tantissimo interesse. Ma andiamo con ordine, perché la situazione sui mercati è un po' particolare. Ne abbiamo già parlato lunedì scorso nel market briefing, l'appuntamento è lunedì mattina e di nuovo potete seguire in diretta streaming direttamente dalle 8.45 fino circa alle 10, sono praticamente tre webinar in uno. Ecco lì che cosa ho evidenziato, che questo è il DAX, sostanzialmente il DAX aveva sì invertito il trend al ribasso ed è avvenuto qui perché c'era stato un massimo, anche se di poco inferiore al precedente, scusate, un minimo inferiore al precedente, anche se di molto poco, un massimo inferiore, quindi la penetrazione del minimo inferiore al precedente ha fatto sì che ci sia stata una inversione al ribasso del trend. Questo però ha portato ad una reazione, ritracciamento, che è stato un recupero un po' di tutta settimana scorsa, che per ora è un ritracciamento nel trend decrescente. Qual è il problema? Il problema è che l'Eurostock non ha confermato perché il venerdì di maggio la chiusura è avvenuta allo stesso identico livello del minimo precedente, che era sì un minimo inferiore, molto più marcato il minimo rispetto al DAX, ma effettivamente minimo inferiore al precedente, che non è stato penetrato, meglio, è stato penetrato in intraday sempre l'ultimo venerdì di maggio, ma non c'è stata la chiusura di sotto dello stesso conferma dell'inversione di trend, anzi quasi in maniera un po' beffarda la chiusura è avvenuta sullo stesso livello del minimo inferiore, che era 3278, mi sembra, 3278, vabbè, comunque questo è il future, questa è la scadenza ovviamente giugno e potete verificarlo tranquillamente, ma il concetto, quello su cui volevo che vi concentraste, è proprio il fatto che non abbiamo invertito il trend. Quindi l'Eurostox ha un trend, anche se di pochissimo, ancora rialzista, il DAX invece è in trend ribassista. Questa divergenza va risolta. Come? O si annullerà l'inversione di trend? In che modo? Inizieremo a dubitarne nel momento in cui il DAX supererà questo massimo con una chiusura di barra giornaliera, quindi quello che era il massimo inferiore al precedente, e la conferma ovviamente avverrebbe con un superamento dei massimi. Stessa cosa sull'Eurostox, se verrà superato il massimo, questo qui, che è quello di, chiamiamolo, metà maggio, siamo abbastanza vicini, anche se ancora al di sotto lo stesso, diciamo che verrà messa in discussione tutta la procedura, tutto il processo di inversione del trend. Chiaramente nel momento in cui andassimo sopra questi massimi sarebbe annullata, oppure in alternativa può darsi che il mercato si fermi
in quella che chiamiamo collezione amici, cioè una collezione un pochino più ampia, questa specie di limbo dove abbiamo un trend rialzista, sì, ma con un processo di inversione non ancora completato, non ancora confermato, in teoria il DAX ha completato male lo stock, no, manca la conferma, e questa specie di limbo è quello che chiamiamo correzione amici, cioè una correzione del trend. Quei casi basta prendere i riferimenti massimi e minimi della stessa, e fin tanto che si rimane all'interno c'è ben poco da fare, attendendo appunto l'uscita dalla stessa. La conferma invece dell'inversione di trend avverrebbe stavolta in modo sicuro con la penetrazione dei minimi di giugno, quelli da cui è iniziato il ritracciamento di settimana scorsa, cioè una chiusura chiaramente sotto questo livello, sotto questo minimo, ci porterebbe a una chiusura, scusate, ad un'inversione di trend confermata su base giornaliera sia su DAX ovviamente sia su Eurostoxx, nel senso che dovrebbe avversi una convergenza in questo senso, quindi tutti e due chiudendo al di sopra confermerebbero l'inversione di trend. Quindi è un po' questa la tematica da seguire in questi giorni, lo faremo anche durante le giornate di T-Forum, e siamo un po' in questa terra di mezzo, diciamo. Tra l'altro la terra di mezzo, chiamiamola così, tra un trend rialzista e un trend ribassista è anche presente negli Stati Uniti. Perché? Perché il Nasdaq, come vedete, ha fatto un massimo inferiore precedente, non aveva qui fatto un minimo inferiore precedente, ma l'ha fatto qui, quindi abbiamo due allarmi di inversione, e adesso se il Nasdaq da qui, malgrado il recupero, scendesse al di sopra questo minimo, ovviamente si avrebbe inversione di trend confermata, serve una chiusura di barra profonda. Stessa cosa per l'S&P 500, che però ha già superato i massimi, quelli di metà maggio, che ho preso come riferimento anche su DAX e su Eurostoxx, e quindi ha messo un pochino in discussione tutto il processo di inversione. Adesso però vediamo, perché la negazione del processo di inversione in corso si avrebbe solo con un superamento dei massimi, che sono anche massimi storici, ovviamente lì sarebbe finalmente stato un intervento crescente, ovvero una discesa di nuovo da questi livelli sotto i minimi di fine maggio, vedrebbe appunto una conferma dell'inversione. Anche qui quindi un pochino terra di nessuno, siamo in un processo di inversione non ancora confermato sia sull'S&P 500 sia sul Nasdaq, l'S&P però in più anche superato, anche se non con molta convinzione, vedete queste due barre piccolissime, quelle degli ultimi due giorni, non hanno avuto la convinzione necessaria per dire che questo massimo che è precedente è stato non solo violato, ma con convinzione ci siamo posti al di sopra dello stesso, quindi rimaniamo un pochino in attesa. Discorso a parte, per quanto concerne il FIB, vediamo se lo recupero, eccolo qui, il FIB aveva invece sì, dato che aveva iniziato a sottoperformare proprio dall'inizio di maggio, forse anche un pochino prima gli altri indici, quando il DAX aveva ripreso a sovraperformare. Quello che è successo è che sostanzialmente il FIB è in trend decrescente, la risalita anche repentina è ancora un ritracciamento del trend decrescente, l'unico dato positivo è che dai minimi intorno ai 19.500 ha perlomeno recuperato prima i 20.000 e poi ha raggiunto i 20.500. Ricordate, i 20.000 sono quel livello al di sotto del quale, diciamo, il maltempo era un pochino più marcato. La discesa sotto i 20.000 c'è stata, ma il recupero è stato netto e sono stati immediatamente recuperati, andando poi a puntare ai 20.500, che è l'altro livello di cui abbiamo parlato. E chiaramente se ci ponessimo al di sopra dello stesso sarebbe la situazione un pochino meno grave, però non dimentichiamo che restiamo in un trend crescente e quindi il FIB è l'unico per ora che ha il trend ancora, scusate, confermatamente decrescente. Veniamo alle cripto, perché la situazione è stata sicuramente molto interessante, dato che, beh, ne abbiamo parlato tanto, no? Anche negli appuntamenti del mercoledì, in tutto il 2018, c'era tutto un lavoro dietro le quinte, Bitcoin, come le altre cripto, si preparava, noi seguiamo Bitcoin perché un po', come sapete, la regina è riferimento un pochino di tutto il mercato. C'è stato questo spunto rialzista che ha portato il mercato a fare circa un più 100%, oltre più 100%, con tre spinte. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, la prima che aveva portato in zona 5.000, la seconda spinta molto decisa che
che aveva portato in zona 8.000 e la terza, che era appunto anche in senso, se volete, di Helio, ma in generale un pochino più scarica, un pochino meno convinta, ha portato sì alla soglia dei 10.000, poi da lì c'è stato un rigetto abbastanza convinto, lo ricorderete. E qui sostanzialmente quello che abbiamo è sì una correzione ABC, che è tutta quest'area, ne abbiamo già parlato, dei 10.000 circa ai 6.000, al di sotto della quale c'è questa spinta rialzista, e adesso c'è bisogno di consolidamento anche rispetto all'estrema volatilità che abbiamo vissuto appunto tra gli 8.000 e i 9.000, 10.000 circa. Quindi vedete che le barre si stanno riducendo, c'è un calma, si sta cercando un equilibrio, quello che sarebbe la zona del valore, no? Rispetto al concetto di market profile che si può, se volete, applicare anche qui. Tutta questa è, per quanto grande, una zona comunque di accettazione delle spinte rialziste che abbiamo vissuto appunto in questo 2019. Solo sotto i 6.000, diamo un riferimento preciso, tornerebbe il maltempo. Ovviamente una rottura rialzo di quest'ampia correzione BC, quindi andare sopra i 10.000 sarebbe una cosa sicuramente positiva per la ripresa del trend, che su base giornaliera è comunque rialzista. Su un time frame un pochino più ampio, rimaniamo sempre a time frame giornaliero, ma su un periodo un po' più ampio, ecco, ricordate che lì riferimenti in realtà sono quelli dei 12.000 e dei 6.000, che era la vecchia correzione ABC, da cui poi si era discesi fino alla zona dei 3.000-3.005. Adesso vedete che l'ha praticamente recuperata, perché vi ricordate che dicevo solo sopra i 6.000 avremo vero ritorno della positività. In effetti dai 6.000 ha fatto una corsa fino ai quasi 10.000, quasi senza fermarsi, anche con degli eccessi di positività. Questa congestione fra i 10.000 e i 6.000 è molto simile a quella che abbiamo visto qui tra i 12.000 e i 6.000, quindi 6.000 rimangono l'area di sotto della quale torna sicuramente la negatività. Adesso qui il limite superiore di questa correzione ABC nel trend rialzista è quello di 10.000, questa invece è la correzione ABC nel trend ribassista, ma ovviamente teniamo presente che i 12.000 sarebbero poi il livello al di sopra del quale tornerebbe assoluta positività. Quindi è per ora, prendiamoci, sì, continuavo a dire 10.000, ma erano 9.000 qualcosa, ma comunque il bel siamo sui vostri grafici. Rimaniamo in correzione ABC. All'interno di questa correzione volevo farvi vedere solo due livelli, i 7.500 si stanno rivelando buon riferimento, lo avevamo dato sul canale Telegram sempre in esclusiva, ed è assolutamente preciso perché è stato testato molto precisamente varie volte. Sembra che quindi l'area del valore voglia, perlomeno sembra, porsi proprio in questa zona di sopra del 7.500, sotto attenti ai 7.000 come cifra tonda psicologica, e poi soprattutto all'area del 6.000. Verso l'alto invece i livelli sono chiaramente il più importante, quello di 9.000, che è il limite superiore e il massimo raggiunto fino adesso nel trend rialzista. Però vediamo se i 7.500 continuano a tirare, ma ripeto, anche dovesse perderli c'è ancora molto spazio in giù per essere in una zona di sicurezza, che questa correzione ABC. Correzione ABC che spiego tante volte nella metodologia Pro Step, potete anche andare a riprendere il video che è spiegato chiaramente, disponibile gratuitamente sul blog, lo storico blog Pro Step, che fa un po' da deposito e magazzino, biblioteca di tutta quella che è la teoria, che poi in queste analisi ogni giorno andiamo ad applicare. Continuate a diffondere se vi fa piacere, se pensate che ci sia. Così superiamo i famosi 300 iscritti, andremo costantemente ad aggiornare il canale, anche con, come avete visto in questi mesi, anni, aree di interesse, livelli e una prospettiva che riguarda i mercati un pochino più di lungo periodo, meglio, senza l'angoscia di dover seguire giorno per giorno, ma essendo sempre aggiornati su quello che succede. Poi, a partire da queste analisi, da un lato che inquadrano, potete andare a fare anche trading intraday o sui singoli titoli o quello che sia, ovvero lavorare su un più lungo periodo, cosa che
ma se volete ne parleremo a Rimini, appunto, treno. Venitemi a trovare se volete in qualsiasi momento lo stand diretta, sarò sicuramente felice di salutarvi, di fare quattro chiacchiere con voi e soprattutto di seguire insieme a voi tutti gli interventi.